Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questa ultima recensione dell'anno. Questo non significa che sarà l'ultimo video dell'anno, semplicemente questa è l'ultima recensione di quest'anno e chiudiamo questo ciclo di recensioni proprio con lei, Ed Prestige MPL. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube perché più del 50% del pubblico che guarda i miei video non è iscritto. Vi ricordo che è gratis, basta cliccare il tasto qui sotto, così io cresco su YouTube. Questo mi consente di portare ancora più contenuti sul mio canale e siamo tutti contenti. Tornando a noi, quando chiedi a qualcuno com'è Prestige come racchetta, con molta probabilità la risposta che vi verrà data sarà: è una racchetta difficile. E non è che sia tanto sbagliata come risposta, perché come dicevo nel video dedicato alle racchette per giocatori di livello intermedio ed avanzato, racchette come Prestige non hanno nelle loro versioni leggere i loro modelli di punta, ma lo hanno nelle versioni un po' più avanzate come Pro e Tour. Per modelli come Ed Prestige è giusto che sia così. Ma Ed con questa MPL è riuscito a far felici tutti quelli che hanno il desiderio di giocare con una Prestige, perché si sa, per molti è quasi uno status symbol poter dire di giocare con Prestige, senza però essere costretti a giocare con un macigno da 320 grammi che, come sappiamo, richiede un tennis, una prestanza atletica, una tecnica che, come è normale che sia, tantissimi non hanno. Tutto questo senza snaturare una racchetta storica come Prestige. Giocando con Prestige MPL, la cosa che mi ha stupito di più è stata la sua giocabilità e i limiti del giocattoloso a volte, perché nonostante il suo peso di 300 grammi, questa racchetta ha comunque un bilanciamento abbastanza basso a 31,5 cm e uno swing weight non elevatissimo di 313 punti. A questo punto finiamo con i suoi dati rimanenti, che sono un piatto corde 99 con schema corde 16-19, un profilo costante a 21,5 mm, ovviamente boxed, ed una rigidità di 65 punti in RA. Dal punto di vista del design, queste nuove Prestige sono un po' un back in the days, perché questo colore rosso bordeaux mi ricorda un sacco quello di Prestige Classic o di Prestige 600, e penso proprio che il riferimento sia esattamente quello lì. Altro dettaglio che mi è piaciuto un sacco lo ritroviamo sul cuore della racchetta. Infatti sotto il logo Prestige è possibile notare quasi gli strati di fibra che compongono questa racchetta. E poi, ovviamente immancabile per una Prestige, il paracolpi full cap. In campo, come vi dicevo, questa racchetta è molto manovrabile e questa cosa mi è piaciuta parecchio, perché mi ha consentito di portare questa racchetta anche lontano dalla sua zona di comfort. Infatti con lei sono riuscito a giocare degli ottimi topspin e la cosa sinceramente mi ha stupito parecchio, ma la realtà dei fatti è che lei genera un ottimo topspin, la palla gira e soprattutto pesa. È chiaro che non è un macigno, le manca un po' di massa per esserlo, però la presentezza di palla di questa MPL è stata molto gradevole e comunque al di sopra delle mie aspettative. Sto parlando di un topspin coperto, perché ovviamente quando si va a giocare un topspin un po' più sporco si rischia la stecca, anche perché questo piatto corde abbastanza schiacciato di Prestige sicuramente non agevola. Ma è giusto così, Prestige non è fatta per questo. Il topspin di Prestige deve servirvi a tenere lontano il vostro avversario, così da poter giocare un colpo un po' più flat quando ci troviamo dentro il campo o comunque in prossimità della riga. E questo lei è sicuramente in grado di farlo. Ah!
Il colpo piatto è buono, non aspettatevi di spaccare la palla e lasciare fermi i vostri avversari sul posto, perché comunque stiamo parlando di una MPL, però il colpo piatto è buono e ha il grande vantaggio che se aggiungiamo noi quella potenza che manca, comunque essendo una Prestige, ne esce fuori un colpo piatto molto controllato, perché questa racchetta possiede una ottima dose di controllo. Quindi questa racchetta da fondo campo è stata assolutamente promossa, anche perché ha il pregio di aiutarti anche quando sei in fatica, perché essendo leggera comunque si manovra bene, non pesa, non te la trascini, e questa cosa quando stai lottando, quando sei in fatica, è molto importante. E poi comunque, come dicevo, è in grado di farti costruire il punto e fartelo chiudere anche con un winner. Anche il back non è male, ho trovato un back genuino, ci puoi difendere, ci puoi attaccare, insomma un buon back, un back anche in questo caso al di sopra della sufficienza. Devo dire che l'ho trovato un po' immatura nella sensibilità, non che non sia una racchetta sensibile, però considerando che stiamo parlando di una Prestige, anche se in versione MPL, mi sarei aspettato qualcosa di più. Infatti a rete mi è piaciuta, ma non mi ha fatto sognare, la palla è come se rimanesse un po' troppo in aria, e questa cosa l'ho notata anche nelle palle corte. Non so, avrei preferito un po' di inerzia in più, ma sono sicuro che per il pubblico al quale è rivolta questa racchetta, la sua sensibilità e le sue capacità a rete andranno benissimo a tantissimi di voi. Al servizio, come prevedibile, è nel colpo piatto che Prestige MPL dà il meglio di sé, anche se, piccola parentesi, quest'anno per quanto riguarda le head leggere il mio servizio piatto preferito è stato quello di Speed MP. Parentesi chiusa. Con che sia, il colpo piatto, il servizio piatto di Prestige MPL è anch'esso molto buono. Non spacchi la palla, ma la potenza c'è assolutamente, e anche la precisione. Il kick è ok, nel senso che anche in questo caso la forma di questo piatto corde non agevola sicuramente lo scorrimento verticale della pallina, però è ok, non è male. Ho trovato invece un po' meglio lo slice, che l'ho trovato più veloce e più insidioso.
Arrivando alle conclusioni, penso che questa Ed Prestige PL possa far felici i tanti fan di questa linea, perché mi è capitato tante volte di sentir dire io ai miei tempi giocavo solamente con Prestige. Benissimo. Vai di MPL e di certo non te ne pentirai, perché avrai quel mood lì in una racchetta decisamente più giocabile alla portata di tanti. Quindi la consiglio agli ex possessori di Prestige che per ovvie ragioni non possono o non possono più usare le versioni Pro e Tour, ma anche a un agonista adulto di livello intermedio vecchio stampo. E poi senza dubbio la consiglio a un giocatore giovane che sta crescendo ma che ha un tennis che si sposa bene con Prestige, quindi magari un ragazzo alto, picchiatore sia da fondo che al servizio, in attesa che la sua maturità fisica e tennistica consenta lui di poter giocare con le versioni Pro e Tour di Prestige. Ed con Prestige MPL ha tirato un po' fuori il coniglio dal cilindro, perché è riuscita a realizzare una Prestige per tanti e non era affatto facile. Bene, io spero che questa recensione vi sia piaciuta, se è così fatemelo sapere attraverso un like e un commento qui sotto. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al gruppo Telegram. Qui sotto in descrizione troverete tutti i link utili, ovviamente anche quello per acquistare questa Ed Prestige MPL dai miei amici di Tennis Point. Se volete usufruire del codice sconto del 5% sfruttabile per l'acquisto di questa racchetta, chiedetemelo ovviamente in direct su Instagram. A me sembra di aver detto veramente tutto, non mi resta che ringraziarvi e ricordarvi che noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui su Rackets TV.